Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Boban Pezov e oggi finalmente vi posso parlare di uno dei miei registi preferiti, ovvero Guillermo del Toro e della sua ultimissima pellicola, il tanto discusso e anche pluripremiato durante la notte degli Oscar, La forma dell'acqua. Si è detto tantissimo su questo film, ha diciamo diviso in due parti il pubblico. C'è chi l'ha apprezzato tantissimo, lo considera uno dei migliori film di Guillermo del Toro e io sono uno di questi, e invece dall'altra parte ci stanno quelli che non l'hanno apprezzato per nulla, definendolo addirittura molto blando, banale, con questa storia romantica troppo melensa e troppo prevedibile. Ora, diciamo che io sono dell'idea che le storie d'amore solitamente sono due in tutto, quella che finisce bene e quella che finisce male. Spetta a colui che la racconta di renderla originale, e Del Toro, attraverso la sua tecnica, la sua capacità di raccontare, è riuscito a trasmettere tantissimo, nonostante sia anche prevedibile in certe occasioni la storia fra l'uomo pesce e la ragazza. Ma andiamo con calma. Per tutti coloro che non l'hanno ancora visto, non farò spoiler in questo video, cercherò di narrarvi, per così dire, raccontarvi quelle che sono state le mie sensazioni dopo aver visto questo film, e cercherò di spiegarvi il perché dovete assolutamente averlo fra la vostra collezione di film. Quindi, perché merita di essere visto così tanto? Innanzitutto perché è di Del Toro, e mi sembra un motivo più che valido, ok? Guillermo del Toro ci presenta una storia fantastica, appartenente al suo mondo, ambientata in un periodo storico ben preciso. L'ha già fatto in passato con Il labirinto del fauno e lo ripropone anche questa volta. Siamo negli anni 50, guerra fredda. Da una parte ci stanno gli Stati Uniti, dall'altra parte l'Unione Sovietica. Queste due nazioni che si confrontano indirettamente e fanno di tutto per dimostrare chi ce l'ha più lungo. Prevalentemente le vicende si susseguono all'interno di questo centro di ricerca militare, dove viene rinchiuso questo uomo pesce, una creatura unica del quale non si conosce la provenienza, ma si riesce decisamente a percepire tutte le ispirazioni da parte di Del Toro, dei mostri classici del cinema. Un esempio chiaro è il mostro della laguna, per intenderci. Ed è palesemente ispirato anche alla creatura che c'è nel film di Hellboy, l'amico di Red. Adesso non mi ricordo il nome. Però simpaticissimo, un personaggio meraviglioso, anche quello di Hellboy. Come dicevo, le vicende si svolgono presso questo centro di ricerca e anche la casa della nostra protagonista, questa ragazza un po' svampita, muta, che non parla, non è sordomuta, ma è solamente muta. E ci viene presentato in modo molto simpatico con questa sequenza di montaggio che cerca di raccontare la sua quotidianità. Lei lavora come donna delle pulizie presso questo centro di ricerca e vediamo la sua quotidianità che si ripete, sempre uguale. Si sveglia la mattina, mangia colazione, va a farsi un bagno caldo, si masturba. Bellissima questa cosa di far vedere tutto, far capire che ci troviamo di fronte a un personaggio semplice, anche un po' metodico e monotono, e la sua monotonia verrà completamente distrutta con l'incontro di questo uomo pesce. Ormai la sua vita non si baserà più sul fatto di svegliarsi la mattina, e pensare unicamente di andare a lavorare, tornare a casa, interagire col suo amico vicino di casa omosessuale, ma di avere un contatto, per così dire, umano con una creatura unica, quasi un dio. Una cosa splendida di questo film sono proprio i personaggi. Sono meravigliosi. Ok, Del Toro ha sempre saputo raccontare alla perfezione i suoi personaggi. In 2 ore riesce veramente a creare un background solido a quasi tutti i personaggi, a partire dalla protagonista, andando a finire poi sui personaggi secondari, che in questo caso sono una sorta di reietti della società, parlando del periodo in cui vivono. Ragazza muta che non parla, che ha come amica una donna di colore, anche lei un reietto della società. E stiamo parlando degli anni 50, prima ancora di Martin Luther King. Infatti c'è una scena bellissima presso questa gelateria dove entra una famiglia di colore e il commesso, il gelataio, li manda via. Il pasticcere, non è un gelataio, scusate, il pasticcere li manda via dicendo che loro non si possono sedere sullo sgabello, al massimo possono prendere il loro dolce e uscire fuori dal locale. Priorità ai bianchi, capiamoci. Guglielmo del Toro cerca di mettere il sociale
al primo posto. E lo fa in modo non didascalico, ma con poche scene, con poche parole. E la cosa splendida di questo film è che non ci sono tante parole. Con pochi gesti riesci a capire, con due frasi riesci a percepire il messaggio che vuole mandarti Del Toro. Sembra banale dirlo, il silenzio e i pochi gesti valgono più di mille parole. La dimostrazione lo è il fatto che questi due personaggi comunicano coi gesti. Bellissimo il rapporto che si crea fra l'uomo pesce, scusate se lo chiamo uomo pesce, e la ragazza. È splendido. Lo senti proprio che si crea questa interazione, questo calore, e la bellezza proprio estetica di questi due personaggi è incredibile. Nonostante lui sia un mostro, il concetto del mostro, ragazzi, finalmente Guillermo del Toro è uno dei registi che tratta in modo eccelso il tema del mostro. Non alla Twilight che il vampiro è bello e perfetto, no. Una persona normale, se si trovasse di fronte ad un essere del genere, potrebbe fargli venire un infarto dalla paura, perché comunque è un mostro che può spaventare, ok? Quindi il concetto del mostro viene veramente trattato alla perfezione, non viene banalizzato. Questo sì che è veramente un mostro. Non è La Bella e la Bestia, che lui è un bestione e si trasforma nel principe azzurro. La cosa magnifica è che gli stessi personaggi, quando interagiscono per la prima volta con lui, lo trovano bellissimo. Lo guardano e dicono: è bellissimo, è una creatura meravigliosa. Forse per il fatto che è unica, che riesce a fare certe cose che un umano non può immaginare. Forse la purezza di questo gruppo di personaggi, il fatto del loro stato sociale li porta ad apprezzare una creatura del genere. E poi la capacità di Del Toro di dare il ruolo della protagonista ad una donna oggettivamente non bellissima, non perfetta. La perfezione sta proprio nei suoi piccoli difetti. Non è la classica attrice hollywoodiana meravigliosa, splendida, ma è un'attrice semplice, bassina, coi fianchi grossi, la fa vedere 2-3 volte nuda e fa vedere anche i suoi difetti, però è meravigliosa, ti affascina, ti attrae, non sai spiegartelo, ma rimani folgorato in quel momento. Questa è proprio la capacità di un regista di rendere tutto bello, ok? Anche dove ci stanno dei piccoli difetti. Questo film racconta la bellezza dell'imperfezione, perché tutti sono imperfetti. E ciò che è perfetto, alla fine nasconde qualcosa di malvagio. Prendiamo ad esempio il personaggio di Michael Shannon, incredibile, ragazzi. Un cattivo così è indimenticabile, ti rimane stampato nella testa. Qui Del Toro disegna un personaggio a Michael Shannon che è veramente incredibile, di una cattiveria allucinante, un uomo spregevole. Ma poi è proprio l'attore che è bravo, ha questa faccia marmorea, scusate, concedetemi questo termine, basta un suo movimento, uno sguardo che ti si gela il sangue, perché percepisci del malvagio in quella persona. Lui rappresenta quella bellezza e quella perfezione illusoria. Basta vedere quando torna a casa con la sua macchina perfetta, tutta pulita, dentro nella sua villetta schiera perfetta, in questi viali alberati classici americani, e lì in quelle scene vedi tanto colore e si sentono proprio gli anni 50. È colorato, è tutto colorato, sembra tutto perfetto. Lui che torna a casa, trova la famiglia tutti col sorriso, sembra una pubblicità dei biscotti degli anni 50. Sembrano quei cartelloni pubblicitari dove fa vedere la famiglia perfetta americana. Eppure non è così. Dietro quella facciata così perfetta, così linda e così colorata, si nasconde qualcosa di sporco. E lo percepisci. Il personaggio di questo agente della sicurezza che fa di tutto per distruggere questa creatura. A lui non interessa se si trova di fronte a forse una delle creature più uniche che rare. A lui questo non frega nulla. L'unico suo scopo è quello di apparire sotto una buona luce di fronte a quello che è un suo superiore. Ok? E lo fa vedere, no? Il generale quando arriva a fare visita per vedere la creatura e fa valere la sua superiorità solo perché la nazione gli ha cucito una toppa in più. E la sua decisione è quella di ammazzare quella creatura. E Michael Shannon non si fa problemi. Lui, pur di raggiungere e compiere la sua missione, per quanto sia meschina,
farebbe di tutto, perfino farsi del male a se stesso, non ha limiti, è di una cattiveria allucinante questo personaggio. Rappresenta anche quello che è il periodo degli Stati Uniti d'America e di ciò che verrà dopo, come ad esempio la guerra del Vietnam, capite? E anche in questo caso lo fa senza dare troppi spiegoni. Guillermo del Toro non tende a spiegare, non tende a raccontare questi personaggi in modo così didascalico, e ti rimangono impressi nella mente, come anche l'amico della ragazza protagonista, questo uomo avanti con l'età, omosessuale, solo, l'unica persona con cui ha un rapporto di amicizia e confidenza è con la nostra protagonista, e sa di vivere in un periodo difficile. Non era sicuramente il periodo giusto per dichiararsi omosessuali. Tecnicamente ti lascia senza parole. Regia, montaggio, scelta azzeccata per la colonna sonora, attori che fanno gara di bravura praticamente. Una fotografia che non vedo l'ora di averlo in Blu-ray disc per mettere un fermo immagine per farci poi un quadro. Gli effetti speciali che non sono per niente invasivi, e il trucco, il mostro, che dire, io della storia ovviamente non sto qui a parlarvi perché rischio veramente poi di spoilerarvi qualcosina. Fate in modo di andarlo a vedere se non l'avete ancora visto, sicuramente dopo gli Oscar lo andranno a riproporre in alcune sale. Io non vedo l'ora veramente di riguardarmelo, forse me lo riguarderò almeno 3 o 4 volte per scoprire cose nuove, perché poi con Del Toro ogni visione è sempre una scoperta in più. Io l'ho adorato, ci ho dedicato anche un disegno che vedete adesso a fianco a me. Ho cercato un pochino di raccontare il mondo di Del Toro anche in modo ironico e spero vi possa piacere. Trovate questa illustrazione su selfie.com e potete acquistare il download in full HD. Poi volevo dirvi che venerdì, sabato e domenica sarò al Cartoonix. Ogni giorno dalle 3:30 fino alle 7 sarò presso lo stand di Magic Press per firmare le copie di Nazi Vegan ID. Quindi potete venire lì a trovarmi e io vi firmerò il vostro fumetto. Ci sarà anche Spermina Riscossa. Venite intatti, trovatemi sui social, soprattutto su Instagram, vi dirò le coordinate giuste di dove si trova lo stand. Tanti di voi forse sono rimasti anche affascinati dalla mia maglietta di Rick e potete averla anche voi andando sul sito di Pampling, e se usate il codice BOBAN15 potete avere uno sconto del 15%. Mi raccomando, BOBAN15, così su ogni maglietta che trovate avete lo sconto del 15%. E in futuro ci saranno anche delle magliette con delle grafiche tutte mie. Anzi, voglio di ricordarvi anche che al Cartoonix il sabato dalle 13 fino alle 14 sarò presso lo stand proprio di Pampling, dove avremo modo di incontrarci e potete vincere anche delle magliette gratis. Le loro magliette sono fantastiche, sono mega mega nerdose, io le sto adorando e questa è una delle tante. E me ne farò mandare altri di Rick e Morty, perché io adoro Rick e Morty. Quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate della forma dell'acqua e dei film di Guillermo del Toro in generale. Spero di tornare a parlare di questo grandissimo artista che io adoro tantissimo. Che dire, godetevi la fiera del Cartoonix per chi verrà, e per gli altri magari avremo modo di incontrarci in altre occasioni, forse Romix, Torino, vediamo un po'. Alla prossima. Ciao ciao!